Allora, siccome è domenica 30 maggio, io vengo da una città di mare, sono una che ama il suo mare, ho preparato in questo caso una sacca che l'ho chiamata sacca da mare oppure sacca da mare, nel senso che le vuoi talmente bene, ci metti talmente tanta poesia nel realizzarla che diventa poi il tuo oggetto dell'estate preferito. Il disegno, come ho detto, è il terzo disegno, quindi qui noi oggi andremo a vedere un po' di tecniche diverse. Ho preparato una base che faccia anche da supporto chiaramente a tutto quello che poi noi donne infiliamo dentro alle nostre borse, alle nostre sacche e abbiamo visto che abbiamo bisogno di un fondo e di un sostegno. Per cui dobbiamo andare a crearci come prima cosa la nostra base e la facciamo con la tecnica della quiltatura in progressione, quindi della tecnica quilt as you go. Allora, io ho preparato, se la Vale viene qui con il coso, andiamo vederlo insieme. Eccoci. I Eccoci qua. passaggi. Naturalmente ci sono dei passaggi ripetuti per cui oppla! probabilmente devi tenerlo in mano. Scusateci, ma siamo più pratiche con le macchine per cucire che non con tutte le altre tecnologie. Forse la tenere qua, credo. Ho visto le colleghe fare questo nel Così. passato, sì, vediamo, non lo so. E, dicevo, per la tecnica della quiltatura as you go, della quiltatura mentre vai, c'è bisogno di una parte di imbottitura. Io ho scelto un'imbottitura che da una parte sia termoadesiva, ma soprattutto per chi è principiante, questo è un progetto che può essere svolto da chiunque. Chi ha già esperienza, quindi butta anche la sua creatività all'interno di questa cosa, oppure chi incomincia deve avere un percorso un pochino più semplice e facilitato. Quindi tutte le cose che incollano, che appiccicano, che ci trattengono nel nostro lavoro ci aiutano tantissimo in questo. Le misure le trovate poi specificate nelle varie documentazioni e nel link che abilmente Vicenza ci metterà, suppongo, poi in supporto, altrimenti comunque avremo modo di comunicarci, di scriverci, bla bla bla. Allora, detto questo, io ho tagliato un pezzo di imbottitura sempre più grande rispetto a quello che è la misura finita, perché in questo modo qui, nella progressione della nostra cucitura, la stoffa può un po' restringere, può un po' mangiarsi qualche centimetro, qualche millimetro anche di margine. Ho preparato delle striscioline di stoffa, anche qui di diverse misure, più o meno di 6-7 centimetri, 5, qualcheduna anche di 2,5. Il tema è un tema che mi lega sempre anche questo al mare, alla mia città, quindi ho scelto anche di interagire con il jeans, giusto anche per sperimentare l'uso di tessuti e di pesi diversi. E la prima cosa da fare è proprio tagliare, nel nostro caso 45x55, un telo di imbottitura. E nella parte che incolla abbiamo messo la prima strisciolina con il dritto verso l'alto. A questa strisciolina, magari stirata già, appuntiamo la seconda striscia con il dritto verso il basso, facendo coincidere esattamente i due margini del nostro tessuto e abbiamo già cucito. Una volta cucito, io vi spiego qua, ma adesso mi siedo alla macchina, lo vediamo direttamente. Una volta cucito, apriamo il nostro tessuto e incominciamo quella che è la progressione della quiltatura, che naturalmente può essere fatta free motion, però in questo caso, siccome è una progressione che va dal cucito alla quiltatura, cucito, quiltato, cucito, quiltato, faremo invece a trasporto, quindi con le griffe attive, utilizzando la cucitura dritta, utilizzando movimenti e qualche punto decorativo della macchina un pochino diverso. Allora, la cosa che devo ancora fare, mi sono dimenticata, naturalmente attaccare il ferro, perché quando si cuce si accende la macchina, si accende la musica di solito e si accende anche il ferro da stiro. Poi ricordiamoci di spegnerlo, perché invece è una di quelle cose che rimane sempre attaccata. E andiamo alla macchina per cucire. Allora, la macchina per cucire
avremo bisogno di un filo che io avevo preparato, ma che se non lo trovo lo vado a rubare da qualche parte senza problemi, perché infila tutto nelle borse, fai fai e poi non abbiamo. Allora, anche il colore del filo è una scelta importante da fare, perché in questo caso, avendo tanti colori, così dobbiamo cercare un filo abbastanza neutro, ma che ci dia comunque risalto e che faccia comunque emergere un po' quello che è il lavoro della nostra macchina. Naturalmente facciamo la spolina della macchina. Quando fate cose creative, soprattutto utilizzando i punti decorativi, io consiglio sempre di avere lo stesso colore sopra e sotto. Quindi filo del lago e filo della spolina, almeno dello stesso colore. Può cambiare la tipologia di filo a seconda del tipo di lavoro e del tipo di tecnica che vado a fare, ma in generale si cerca di uniformare il colore del filo. La Valentina si sta picchiando con questo dispositivo. No. Troppo tecnologico. Noi la tecnologia la vogliamo qua. Solo sulle macchine. Esatto, no. Questo stabilizzatore d'immagine fa tutto tranne stabilizzare l'immagine. Chiedo scusa per il bello della diretta, non vi preoccupate. Adesso sistemiamo e facciamo vedere bene. Sì. Però Marco, questa sarà la scusa alle amiche di tornare in fiera a trovarci e vederlo realizzato veramente in diretta e magari realizzarlo con noi, perché noi già ci stiamo programmando, stiamo già pensando a cosa proporvi per le prossime manifestazioni, per i prossimi nostri incontri. Sicuramente, come abbiamo detto, protagonista sarà il progetto Donne Scucite, già anche nell'Accademia Bernina in Tour, che vedrà protagonisti anche, vero Vale? Assolutamente tutte voi, Nel frattempo segnalo, finché riusciamo a stabilizzare un attimo la telecamera, segnalo a tutte le amiche collegate che abbiamo condiviso sulla parte destra della chat in basso, trovate la dispensa, quindi anche se la potete scaricare cliccando sopra il file progetto Sacca da Mare. E in un secondo momento potete valutare come farla oppure potete seguire l'immagine. Adesso noi ti vediamo dritta, l'abbiamo fatta, però vediamo te, non vediamo le mani, quindi adesso inquadriamo le mani. Ok, allora benissimo, il nostro percorso abbiamo detto questo, no? Vedete che io già ho qua un pezzo, perché sennò era troppo ripetitivo, avrei dovuto intrattenervi troppo a guardare la stessa cosa, mi basta un pezzettino per spiegare questa tecnica. Vi suggerisco di utilizzarla spesso anche nei vostri progetti, perché è una cosa che cresce bene, va veloce ed è molto molto d'effetto. Allora, sulla base dell'imbottitura io appoggio prima la prima striscia di stoffa e poi dritto contro dritto metto quelle successive, naturalmente una alla volta. Allora, cosa faccio? A margine di piedino, forse ti conviene venire di qui, Vale, che così vedi forse meglio la situation. Ok, allora a margine di piedino, quando vedete scritto, quando qualche creativa vi suggerisce margine di piedino, vuol dire che il lato del piedino deve camminare sul lato del tessuto e questi due tessuti devono essere pari. Abbiamo detto che le striscioline hanno misure diverse. Nel caso del mio jeans, proprio per non appesantirlo troppo e poi perché la maggior parte del progetto sarà di jeans, io ho scelto di mettere delle piccole strisce, proprio piccola vuol dire che mi suggerisce un margine di cucitura un pochino più basso. Nelle nostre macchine Bernina io posso modificare i parametri di tutti i punti e nel caso della cucitura dritta posso andare a spostarmi la posizione del lago. Quindi mi porto tutto lago sulla destra e vado a cucire. Non c'è bisogno di affrancare il punto perché tanto poi qui taglieremo l'eccesso eccetera eccetera e però nel caso in cui voi vogliate potete sempre legare il punto all'inizio e alla fine della cucitura senza nessunissimo problema. Quindi andiamo, aumentiamo un po' la velocità perché tra le tante cose che possiamo fare è anche quella di regolare la velocità. E anche questa cosa qui uno non ci pensa mai,
ma è fondamentale per affrontare bene alcuni percorsi di alcune parti di cucito, no? Se cuci su dei tessuti leggeri, delicati, o anche delle cose un pochino più pesanti, eccetera, il trucco è allungare il punto, così diamo anche un po' di trucchi, e magari regolare la velocità. Allora, alziamo l'ago, tagliamo il filo, ecco qua. A questo punto cosa faccio? Apro il mio tessuto e, se io fossi a casa, in tutta tranquillità, andrei al ferro da stiro. La tensione che devo porre è qui, in questa parte qui bianca, perché qui c'è la colla, quindi magari copro con un pezzo di carta forno questo pezzettino qua e vado a cucire. Altrimenti, semplicemente con le mani apro bene bene il mio tessuto e adesso devo quiltare per trattenerlo in posizione. Nel jeans io ho scelto di andare e realizzare un punto decorativo. Tra i miei preferiti, perché naturalmente ci sono tantissimi punti, ci sono tantissimi programmi, e allora io vado a scegliere per esempio questo qui con le onde, che è veloce, riempie bene, dà un bel movimento e nello stesso tempo mi fa andare velocissimamente avanti con la progressione del mio lavoro. Suggerimento: vedete che io non mi metto esattamente nel centro di questa striscia avanzata, perché devo considerare il margine di cucitura della prossima strisciolina, quindi state un pochino più spostate sulla sinistra. Ecco, Paola, quindi anche nel trapunto quanto può essere utile, perché a volte abbiamo queste macchine, no, con tanti punti decorativi, e le nostre amiche ci chiedono: ma dove lo posso utilizzare, come lo posso utilizzare? Quindi anche nel trapunto possiamo utilizzare dei punti decorativi, anche magari come questo, che nella sua semplicità, no, poi dà questo risultato veramente troppo carino. Dà un effetto carinissimo. Sì, perché sembra fatto quasi a free motion, no? Esatto, esattamente. Sembra proprio uno di quei movimenti che uno fa, e uno dei primi anche movimenti che si impara a fare, eccetera. Allora, proseguiamo con la nostra cucitura e andiamo a appoggiare il prossimo tessuto sul margine di quello precedente, e qui manterrò la stessa posizione di ago. A noi cosa serve? Serve solo selezionare la cucitura dritta, perché lei è ancora lì dove l'ho lasciata io, quindi io non mi devo ricordare tutte le volte le modifiche che faccio, dove metto l'ago, eccetera eccetera. Lo scelgo una volta e la mia bernina me lo tiene in memoria, e io posso fare tutto il percorso e l'evoluzione di tutta la mia cucitura senza nessun tipo di problema. Paola, scusami, visto che magari diamo qualche risposta nel frattempo finché lavori. Laura ci chiede che punto ha, il numero del punto, e Daniela ci chiede: le strisce sono lunghe 45 o 55? Allora, la lunghezza, l'altezza, diciamo così, è il 45, il 55 sarebbe la larghezza della nostra striscia, della nostra borsa, no? Perché adesso poi vedremo quando andiamo avanti, in realtà questo è il doppio fondo, perché metà andrà sul davanti e metà andrà sul dietro, e noi lo stiamo cucendo intero. Quindi in realtà questo è il 45. Fatelo sempre un pochino più lunghetto, deve sempre avanzare un po'. Quello che dico sempre io: a tagliare siamo sempre in tempo, ad aggiungere facciamo un po' più fatica, quindi cerchiamo sempre di avere delle strisce non proprio 45 ma tipo 48 47, insomma qualche cosina così, di avere un pochino di eccesso, giusto perché lavorandolo poi in questo modo il tessuto un pochino tende a non cedere, però a deformarsi un po' rispetto a quella che è la sua misura standard. Allora, proseguiamo. E poi, per Laura adesso recupero il numero di punto, perché ahimè non me lo ricordo. Ecco, una cosa ovviamente sui vari, cioè tutte le Bernina hanno veramente tanti punti decorativi. Noi stiamo lavorando su una splendida 480 Special Edition, quindi vi daremo il numero di punto, però considerate che se avete un modello diverso potrebbe variare il numero. Sì, non tantissimo, perché adesso la programmazione dei punti è sempre uguale, però potrebbe essere giusto. Allora, lo trovi nel punto, nei menu dei punti quilt. Laura, io ho già capito che Laura è, perché ormai queste signore le conosco da parecchio tempo e so già anche la sua macchina. Qual è? Vale, ce la fai ad alzare un pelino per inquadrare il display? Vediamo. Un pelino che... proprio così facciamo vedere anche
Noi abbiamo questo meccanismo qua nelle mani che veramente è una cosa, ha una vita sua. Perfetto. Adesso se Paola si avvicina con le dita si vede molto chiaramente. Eccolo qua, è il 1319. Però in questo pacchettino di punti quilt non ci sono solo i punti tradizionali, quindi la cucitura dritta, il finto a mano, eccetera, eccetera, gli appliqué, che sono i più classici che troviamo in qualsiasi cosa. Ce ne sono tantissimi, quindi questa è una scusa. Ora io devo andare abbastanza veloce perché il tempo a nostra disposizione non è tantissimo, dove potersi distrarre e giocare tanto. Do appuntamento alla fiera abilmente sia a Roma che Vicenza per vedere magari qualche alternativa anche di questo progettino e per confrontarmi anche con quello che le clienti avranno realizzato. Nel frattempo io vado ad usare sempre nel menu dei punti utili invece non più la cucitura dritta che abbiamo usato prima, perché così la lasciamo già in lunghezza punto giusta e in posizione ago giusta, ma vado a scegliermi per esempio anche lo zigzag. La cosa bellissima di Bernina è che tutti i punti possono trasformarsi in qualche altra cosa e io trasformo il mio zigzag in una cucitura dritta addirittura. Perché? Perché adesso andrò a quiltare a trasporto, quindi utilizzando semplicemente una cucitura dritta, la mia strisciolina più grande. Qui un punto solo non mi basta, quindi devo andare a fare una progressione di punti. Allora, anche in questo caso, naturalmente la macchina mi avvisa, dandomi anche della tonta ogni tanto, abbassa il piedino, se no non vado. E vado a eseguire la prima cucitura mantenendo il margine di piedino a questo livello qua. Quindi andiamo e facciamo. Programmo l'ago basso, quindi quando io mi fermo arresto l'ago basso e con la fantastica leva ginocchio giro tutto quanto. Quanto sono comode queste funzioni. Cioè se uno prova la funzione ago basso e la leva al ginocchio diventano i mai più senza, perché sono quelle piccole comodità che però poi dopo quando cuci diventano grandi, grandi, grandi comodità. Quindi io ho invertito il senso di marcia, per cui ho adesso tutto il mio tessuto di qui e naturalmente lo piego, perché tanto posso piegarlo sulla stessa cucitura, e vado a rifare un'altra cucitura. Torno a suggerirvi una cosa, se usate la lovata termoadesiva naturalmente stirate prima di cucire. Io adesso non è che posso alzarmi troppe volte però facciamo così e magari accompagniamo anche un po' il nostro tessuto in modo che copriamo tutta l'area. Arrivo un'altra volta qui, leva ginocchio, giro il mio lavoro di 45 gradi e faccio così. Allora, il mio trucco personale, Vale, quando faccio questa cosa, qual è? Quando cambio direzione, potrebbe essere una domanda che magari ci è sfuggita, quanti centimetri, quanti millimetri? Io guardo che la fine del piedino tocchi la cucitura precedente. Questo è il mio trucco. Ok. Quindi in questo modo sai che la distanza rimane sempre quella, fantastico. Poi naturalmente non sarò a margine di piedino perché questo lato non è uguale a quello dietro, però con l'occhio do un'occhiatina, potrei usare anche un altro strumento che è il distanziatore, eccetera, però insomma. Sì, ma guarda, ti dirò, credo che sia anche molto carina la cosa di questo trapunto che hai fatto, perché si gioca sulle geometrie ma non sulla perfezione. Bravissima. E quindi a tutte le amiche che come me gli piace cucire e trapuntare ma non sono precisissime, diventa una cosa fantastica perché è alla portata di tutti. Infatti io ci ho pensato un po' quando Marco ci ha proposto questa giornata, ho pensato un po' quale potesse essere il progetto che poteva essere sviluppato, come ho detto prima, da chi già ha una macchina per cucire che conosce bene, che sa già come gestire, come trattare, eccetera, a chi vuole avvicinarsi al bellissimo mondo Bernina, a chi si sta avvicinando anche a queste tecniche, no? Per cui c'è tutto da fare. Essere precisi per cui no, siete... ma poi guarda davvero com'è carino nel complesso, sì. No? Le onde con la trapuntatura orizzontale, quella verticale, è una cosa molto molto semplice, ma di effetto direi, esatto, poi su questi tessuti così colorati è troppo carina, davvero. Allora, in questo caso qua io cosa suggerisco? Di avere anche stoffe, la stoffa colorata, diciamo, di misure diverse, non tutte standardizzate della stessa misura, sennò si ritorna
ad essere un po' troppo schematici, un po' troppo patchwork, sì. Così. Però invece di mantenere costante una misura di una stoffa e nello specifico il jeans, okay. Okay? Perché il jeans è l'unico che ho trattato nello stesso modo, quindi con lo stesso punto in tutte le volte che l'ho incontrato. Paola, Valentina, nel frattempo noi abbiamo fatto due sondaggini per capire chi è collegato e con che caratteristiche. Allora, il 70% è già stato in fiera ad Abilmente, il 30% invece non c'è ancora stato e quindi li invitiamo nelle prossime edizioni. Assolutamente. Mentre il bacino geografico è per il 40% nord-est, 22% nord-ovest, 21% centro Italia, 10% sud, ma c'è anche una rappresentanza dalle isole e dall'estero, quindi anche se numericamente inferiore, mi fa piacere citarli perché sono persone che magari ci stanno scoprendo grazie a queste dirette. Esatto, benissimo, siamo contentissimi, proprio tanto tanto. Allora, nella tecnica Quilt as You Go, per non avere sempre la stessa poi tipo di realizzazione, si fa di solito una cucitura realizzata così, in verticale, e invece una serie di cuciture realizzate in orizzontale. Per fare questo, e lo facciamo velocissimamente perché tanto è l'ultimo e dovremmo essere anche nei tempi giusti, che più o meno io mi sono cronometrata, partiamo esattamente dall'incontro dei due tessuti qua, ok? Quindi partiamo. Qui invece che cosa mi servirà? Mi servirà affrancare il punto, almeno la partenza, perché così non abbiamo poi problemi di perdita di punto, non certo. Ci salta il punto e tutto quanto. Arriverò a cucire quasi fino in fondo, che tanto poi ci sarà il margine di cucitura del pezzo successivo che mi va a nascondere tutto. Quindi ago basso, leva ginocchio, le mie mani sono qui a comandare bene il mio tessuto e anche qui piedino. Leva ginocchio, giro, vado. Cerco di fermarmi, quindi rallento nella cucitura, leva ginocchio, piedino, eccetera. Intanto vale che io finisco questo perché questo ahimè è un po' più lunghetto. Magari ricordiamo dove possono andare a vedere tutta la gamma delle nostre macchine, eccetera, eccetera. Allora abbiamo un sito che è www.berninaitalia.com, abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina Instagram, così del appunto Bernina Italia, e come vi dicevo anche di Donne Scucite. Sarebbe anche interessante sapere quante di voi conoscono Bernina e quante magari, non so, la sognano, la vorrebbero o sì. La vorrebbero vedere, provare, magari nelle fiere è sempre... Ok, lanciamo il sondaggino. Okay? Sondaggino, vai. Perché è curioso anche questo, insomma, sappiamo che Bernina è la Ferrari, quindi magari è importante capire cosa pensano. E nel frattempo, scusatemi, visto che mi ho interrotto, Cristina Rinaldi ci chiede come si sceglie l'ago. È una domanda ricorrente, diciamo, in questi frangenti. Allora, l'ago si sceglie sempre in base principalmente al tessuto naturalmente in certi casi anche in base al filo, e poi dipende dalla tecnica. Voglio dire, se uno ricama con un filo metallico occorre stabilire la misura, quindi lo spessore, la grossezza, chiamiamo così, dell'ago in base al tessuto, ma la tipologia dell'ago in questo caso è assolutamente indispensabile sceglierla che possa gestire il filo metallizzato, quindi non scaldarlo, non farlo rompere, eccetera, quindi tipo un ago metallico. In questo caso nostro io sto usando un ago 80 top stitch. 80 è la misura dell'ago, che è più o meno la misura standard che si usa, io penso, nel 70% dei casi. Top stitch cosa si intende, Paola? Top stitch vuol dire che ha una punta particolare e la chiusura del punto avviene in un modo ancora più preciso, ancora più perfetto. Il top stitch si usa soprattutto quando si fanno delle cuciture esterne, che poi hanno una visibilità, anche una sorta di
aspetto proprio estetico, okay, fatto bene, rifinito bene, e quindi la chiusura del punto è garantita maggiormente con un risultato ottimale. Poi naturalmente, come sappiamo tutte, l'ago va in base al tipo di tessuto, quindi per il jeans, di solito aghi jeans, anche perché quando si cuciono i jeans di solito si fanno quegli orli assurdi. Un po' grossotti. Un po' grossotti, esatto. Quindi è importante la punta dell'ago, quindi la grossezza che va normalmente dal 70 al 110-120, ma quindi anche proprio la tipologia, certo, di questa punta, perché mi sembra di capire che è quella che cambia a seconda se il tessuto magari è elasticizzato, se è un jersey, se è un, esatto, una seta, sì, ok. Quindi importante la grossezza, ma anche la tipologia della punta proprio del lago, è importante. Sì, non posso usare l'ago jeans per cucire la seta, così, chiaro, come non posso fare il contrario, ecco, perché in un caso avrei un buco troppo grosso e naturalmente il tessuto risulterebbe sciupato, e nell'altro caso, nel caso del jeans con un ago sottile, non riuscirei proprio a cucirlo perché l'ago si spezza, si piega e non ha abbastanza resistenza per entrare nella robustezza appunto del jeans e del tessuto di pesante, insomma, cose di questo, chiarissimo, livello. Per cui è sempre importantissimo, e mi raccomando, è anche importante cambiarlo l'ago. Ah beh, certo, non è così scontato, ma davvero a tutte le amiche cambiate l'ago, meglio una volta in più che una volta in meno, esatto. E non è che se l'ago non si rompe vuol dire che va ancora bene, perché ahimè si può spuntare, e quindi voi lo vedete sempre integro, ma non è così efficiente, perché anzi potrebbe anche quasi andare a rovinarla la, certo, macchina, vero Paola? Anche spuntare un pochino il crochet eccetera, si sente anche dal rumore, e addirittura ormai io che sto invecchiando sulla macchina cucire, esatto, lo sento anche con il tatto, io sento proprio che l'ago quando si è spuntato, quando entra nel tessuto, sento proprio che il tessuto un pochino poverino soffre. Allora, siccome io ho finito la mia progressione della mia cucitura fatta in questo senso qui nuovamente nell'incontro dei tessuti e non nel margine esterno, anche qui faccio un paio di punti indietro per legare il mio filo, perché così non ho nessuna difficoltà. Quindi Paola, hai fatto una sorta, diciamo, di patchwork molto semplice, sì, fatto da queste strisce, poggiando su questa imbottitura adesiva che ti serve quindi sia da sostegno che da stabilizzatore, esatto, perché è adesiva, quindi ti tiene fermo il tessuto, però essendo leggermente, ovviamente è un'ovatta, gli dà anche quella bella consistenza, molto, esatto, molto carino. Poi loro possono movimentarla, ripeto, io ho scelto di fare cuciture orizzontali e cuciture verticali, e nella striscia di jeans il motivo decorativo. Nessuno gli vieta di fare anche dei punti tra una stoffa e l'altra. Certo, cioè, lo stitch in the ditch si chiama, giusto? Bravissima, ci sono tantissimi punti, anche tra i punti decorativi delle nostre Bernina, che sono favolosi e strepitosi, e che possono anche quelli andare a dare ulteriori dettagli a tutto il nostro complesso. Quindi qui abbiamo sia un po' di patchwork che un po' di trapunto base, perché volendole a trasporto, esatto, col trasporto. Poi faremo quello che è una delle mie grandi passioni da fare con la macchina per cucire, che è il free motion. In questo caso, nel nostro progetto di oggi, lo facciamo legato all'appliqué, quindi facciamo un free motion appliqué insieme, ma naturalmente le signore che magari ci conoscono, ci hanno visto, sanno che tra le grandi novità di Bernina c'è anche la bellissima Q16. Le rimandiamo veramente a trovarci, a visitarci a Fiera Vicenza per poter... Lì la vedranno dal vivo, eh. Ma dicevo una cosa, Paola, sì, vedo che qui hai utilizzato il piedino normale, non doppio trasporto. Sì. Si potrebbero chiedere, ma va bene anche col piedino normale perché l'imbottitura non è grossa? Comunque... con Bernina tutto è possibile. Allora, naturalmente, se io, okay, aumento lo spessore del tessuto, posso, chiaro, intervenire nella macchina con la pressione del piedino, quindi nelle nostre macchine possiamo regolare quanto il piedino deve appoggiare e trattenere il tessuto. Ecco, quella è una roba che secondo me non tutti sanno, e anche io forse ho confuso spesso. Ci spieghi un attimo bene. Quando il tessuto è più grosso, la pressione va
diminuita o aumentata? Va leggermente diminuita, perché se il piedino pesa troppo sul tessuto e il tessuto è già grosso, fatica a fare questo che è il movimento okay. normale che deve fare nel cucito. Diversamente, se io ho un tessuto leggero su cui il piedino pesa poco, il tessuto leggero non va, chiaro. Rimane fermo lì. Quello che uno deve sempre verificare è che questo movimento sotto il piedino deve essere sempre uniforme. Uniforme. Se sentite che il tessuto fatica ad andare in progressione nella cucitura, vuol dire che è il momento di intervenire sulla pressione del piedino. Perfetto. Però naturalmente ci sono modelli di macchine berline che addirittura hanno anche il sistema di doppio trasporto integrato. Nessuno ci vieta di utilizzare sia il piedino 50 che il piedino doppio trasporto che il piedino 1D, per esempio, certo. nei modelli di macchine che hanno tipo la serie 5 o altri modelli di macchine che hanno invece l'inserimento del doppio trasporto integrato. Ok? Ok, allora vi segnalo che il 48% delle persone in chat sono bernina addicted, quindi hanno già una bernina il loro gioiellino. Mentre il 12% lo ritengono ancora un sogno, e poi andremo a capire cosa intendono per sogno, mentre il 38% hanno un'altra marca, hanno un altro tipo di strumento. Ecco, quindi c'è secondo me del potenziale per sviluppare il mercato in questa oretta e mezza che ci manca. Sì, sì, bene. Noi invitiamo sempre comunque le signore nell'ambito della Diabilmente Vicenza. Noi veniamo, come sai bene e come abbiamo già avuto modo di vedere, con la più ampia gamma delle nostre macchine. Quindi c'è una macchina berlina per ogni gusto, per ogni tecnica, per ogni iniziativa, per ogni cosa. Allora, io adesso sto squadrando il mio pezzettino, la mia base, proprio perché vedete che bisogna mantenersi un pochino più grandi nella partenza per poi ridurla nuovamente. Naturalmente la misura della sacca è una cosa personalissima che ognuno può vestirsi come vuole, e in base a questo andiamo a squadrarci quello che è il nostro tessuto. Non lo volevo muovere, ma non so perché l'ho mosso, ma fa lo stesso. L'emozione anche. Sì, l'emozione è poi avere una cameraman come me, che si è capito che nella vita posso fare tutto, ma non la cameraman. No, che poi abbiamo questo fantastico stabilizzatore di immagini che mi sembra che io stia usando nella maniera impropria, perché non lo so se stabilizza l'immagine o no, esatto. Allora, quando fate questa cosa qua, io lo sto notando nel mio adesso, perché naturalmente il mio me l'ero preparato qualche giorno fa e poi l'ho lasciato decantare un po' lì. Se lo facciamo, facciamolo tutto in una volta, che così almeno abbiamo la possibilità di gestircelo meglio, nel senso che non va a... io giro lui, perché se giro io vado incontro a Valentina e non va bene. Quindi squadriamo di nuovo. Voilà. Il tutto, benissimo. E quindi si ottiene una sorta di rettangolone, no, esatto, Paola? Si ottiene un rettangolone. In questo caso qua otteniamo il nostro rettangolone, che andiamo a rifilare in questo modo. E che cosa diventerà? Diventerà la nostra base e sarà la metà da un lato e la metà del dietro. Certo. Okay? Quindi in un blocco unico abbiamo fatto, e coincideranno perfettamente quelle che poi sono le strisce, soprattutto nella parte bassa. Ah, è per questo che il fondo imbottito gli dà anche questa consistenza giusta, esatto. E magari fa meno l'effetto, no, di sprofondare le robe che poi va a metterci. Sì. Potete usare anche un altro tipo di imbottitura, le signore che sono abituate a lavorare certo. con materiali un pochino più corposi, più spugnosi, va benissimo. Quindi abbiamo creato il fondo, abbiamo giusto? Creato il fondo. Ok. Adesso facciamo la parte, diciamo, più divertente, più movimentata, che è questa qua, di creare l'appliqué con il disegno delle nostre donne scucite. Qui possiamo andare ad utilizzare diversi tipi di tessuto, diversi tipi di materiali, naturalmente tutti gli avanzi che abbiamo in casa, e io anche mi sono preparata un po' di cosine. Allora, lei la lasciamo appoggiata qua. Per realizzare questo, noi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del disegno della nostra donna scucita, stampato e ingrandito tutte le volte che volete.
Io credo di averlo ingrandito il 150% rispetto all'immagine che ho scaricato dal Quindi, sito. Quindi, sei andata sul nostro sito, hai scaricato l'immagine che è un PDF? No, un JPEG? No, un JPEG. Sì, ok. Possono scaricarlo tranquillamente. Benissimo, tutti. E poi? Possono aprirlo con qualsiasi applicazione che hanno nel computer, da Paint a Word, a qualsiasi altra cosa. E il suggerimento è quello di stampare l'immagine e ingrandirla nella misura che volete e poi fate una copia ribaltata, quindi semplicemente dal vostro computer la selezionate, la specchiate, la rendete speculare della vostra figura. Perché ah, questo... furba, la furba la Paola! Perché naturalmente noi questo dobbiamo andarla a riprodurre nel rovescio del nostro tessuto, quindi sarà tutto al contrario, no? Questo è importantissimo, ora non tanto nella nostra figura, perché se la donna è girata di qua o di là, certo, diciamo che non andiamo proprio a sindacare su tutto quanto, ma soprattutto se dovete realizzare una scritta con delle lettere applicate, giusto, assolutamente. Giusto. È importante ricordarlo, non è banale, no. È vero. Poi si prende un materiale che è una carta biadesiva, quella che si usa normalmente per fare la Hai pucche. Usato una particolare pesantezza di questa? Perché so che esiste con diversi tipi di consistenza della colla, no? Esatto, no, io ho usato quella leggera perché naturalmente questa non sarà una cosa che indosso, quindi certo, la metto su una maglietta, eccetera, e deve semplicemente incollarmi i miei pezzettini, tenerli insieme senza nessun problema, ma soprattutto neanche troppo indurirla, troppo appesantirla, perché sennò poi perde anche un po', secondo me, di quello che potrebbe essere il movimento stesso. Chiaro. Questa donna sembra che si dondoli quasi un po' sulla luna, no? È vero. E allora mi piaceva che non fosse proprio intecchirita, come si dice. No, è vero, assolutamente. Quindi ho scelto proprio una carta leggera, leggerissima, e potete scegliere anche qui diversi tipi di materiali. Cosa si fa? Si fa che si prende una matita, nel frattempo... Se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo. Matita, o in questo caso forse va bene anche una penna, perché tutto sommato questa non è una roba che andate a fare sul tessuto, quindi se non avete una matita va bene anche una penna, perché non vi rimane... Guarda che penna che ho! Wow, ma noi siamo logati in tutto! E allora cosa si fa? Si copiano tutte le parti del disegno, però... tutte separate, cioè io non è che metto il mio foglio di carta e copio il disegno così com'è, no, devo copiare la parte della luna, quindi mi appoggio qua. Ma in questo caso, Paola, ecco, lo fai preciso o si lascia anche una sorta di margine per, diciamo, come si può dire, rimboccarlo al pezzo successivo? Allora, qui, che è il margine della mia figura, che è quello che si vedrà, lo lascio preciso. La parte che invece capisco che viene poi sovrapposta da un'altra parte del disegno, la allungo un po', cioè la luna, spero che le amiche vedano, nel disegno grafico finisce qua, ok? La parte gialla in questo caso finisce qua. Io a questa parte gialla cosa faccio? Aggiungo circa un centimetro in più, che sarà quello che poi verrà coperto da quest'altra porzione di disegno. Dalla chioma. Esatto, quindi la luna finisce qua, ma io vado qui. Perché tanto non ci dobbiamo preoccupare di come sarà il risultato finale del disegno, perché vi faccio vedere un trucchetto. L'altro trucchetto mio è che ad ogni parte do un numero. Ah, certo, generalmente appunto. Da dove parto? Ora io ripeto il numero che c'ho qua sotto, perché sennò rischio di far confusione. Ma se questo è il mio primo pezzo, faccio uno... e qua sotto faccio 1. Siccome io questo l'ho usato per fare il mio campione, qua c'è 4 e qua scrivo 4. Così almeno, quando poi mi ritrovo tutti i pezzi tagliati, sai cosa è chi. Poi mi stacco un po' da quest'area qua e vado a copiare il secondo pezzo. Quindi qui sarà la nostra, tu dimmi anche i tempi, Vale, che non voglio poi perdermi e tu fare le corse poi dopo, perché una parte io ce l'ho già anche pronta. E anche qui vado ad aggiungere questo pezzettino in più, circa un centimetro in più, perché verrà anche lui sovrapposto dai capelli, e scrivo il numero che ho scritto qua. Ok, mi stacco e copio i capelli. Qui devo capire qual è che sta sopra e quello che sta sotto.
e aggiungere oppure andare a filo di quello che è il nostro disegno. E andiamo a... Perché la chioma è composta da due parti, quindi un colore più scuro, diciamo, al centro e un viola più chiaro che è, diciamo, la base dei capelli, esatto, giusto? Vedi, io qua ho usato due tessuti diversi. Ok, carina anche questa cosa. Sì, un'organza, sì, invece il tessuto che mi rimaneva nel tema della mia quindi, base. Quindi, ma nell'appliqué possiamo spaziare anche delle tipologie di tessuti diversi. Quando parlavi di ritagli, può essere cotone, organza, tulle, è un gioco molto diverso. Che stamattina cercavo del tulle proprio prima di partire, ma naturalmente non l'ho trovato, per cui insomma andiamo con quello che è. Io qua ho usato anche un materiale stranissimo, no, che è un materiale tipo questo qui si chiama angelina, una fibra olografica, ma sono tutte cose che magari anche per chi fa scrapbook, certo, sai, tutto il materiale è bello ormai mescolare tantissime cose, assolutamente, e poter andare tranquillamente senza fare niente. Quindi si copiano tutti i singoli pezzi, sì, facendo attenzione a quelli che saranno poi sovrapposti, e si ottiene un discorso così. Quindi vedi che io qui ho copiato questi, naturalmente avevo già copiato anche la mia donnina. Intanto ho trovato il filo, vedi che c'era la luna, eccetera eccetera. E che cosa si fa? Si tagliano, togliamo un po' di confusione, perché quando si cuce io riesco a fare una confusione unica. Si tagliano i pezzi, avevo anche le forbici, eccole qua, trovate subito. Dalla carta i pezzi non si taglia sul margine del disegno, ma si taglia con un po' di margine. Ecco, questo è importante. Ma perché, Paola, spiegacelo? Perché non è ancora la nostra stoffa finita. Noi dobbiamo tagliare di questa misura e di questa forma la stoffa finita, la stoffa praticamente. Certo. E io ritaglio in questo modo qui la carta. E se io vado a stirare questo sulla stoffa, poi quando taglio la stoffa fatico ad avere il margine pulito. Cioè la stoffa, se io andassi a tagliare la forma della stella precisa, la stiro sul tessuto e poi lo vado a ritagliare, ci sta che mi sfili. Esatto. Invece se io lascio questa sorta di piccolo margine, quindi un taglio più grossolano della mia carta biadesiva, sono certa che quando vado a tagliare il tessuto adesivato sia bello, preciso, senza... Il tessuto non sfilaccia. Ok, vedi? Assolutamente sì, tutto allora, chiaro. La cosa che dobbiamo verificare è che il tessuto non sia stropicciato. Quindi prima di incollare il nostro pezzo andiamo e stiriamo la nostra base. La lasciamo un attimino raffreddare, se no la colla si rilascia subito. Io poi ho messo una temperatura assurda questo. E poi prendo il pezzettino e lo poso. Se, per esempio, io devo centrare un pallino e ho troppo margine, ho lasciato troppo margine, non faccio altro che ridurlo un po' questo margine. Certo. Me ne basta veramente poco poco, perché così posso andarlo e andarlo a posare. E quindi lo stiro con la parte di adesivo che poggia sul rovescio del tessuto, è giusto? Esatto, qui è la carta su cui ho disegnato. Okay. E qui c'è il rilascio della colla. È abbastanza trasparente questo per poter eventualmente vedere, centrare anche dei disegni. Okay? A questo punto passo il ferro, non striscio, ma lo poso. Ok? Perché se striscio rischio magari di spostare un po' tutto. E faccio questo lavoro con tutte le singole parti che comporranno poi il mio disegno, ok? Io naturalmente mi ero già preparata la luna e la donnina. Prepariamo ancora le stelle, il satellite e la parte dei capelli, che così vediamo che cosa succede se usiamo un altro tipo di tessuto. Allora, questo lo useremo per i capelli. Magari fate anche una sorta di programmazione, progettazione del vostro layout, diciamo così, di tutte le stoffe che volete utilizzare, che volete andare a gestire. Usiamo questa. Quindi stiriamo per togliere le pieghe e poi posiamo e quindi si va ad adesivare tutti, esatto, i nostri pezzettini
precedentemente disegnati e tagliati su quello che abbiamo scelto come tessuto. Sì. Ecco, ma il biadesivo va bene anche se lo stiro su un tessuto più leggero, appunto tipo una seta o un'organza, Paola? Sì, dovete sempre, bisogna sempre regolare un po' la pressione della temperatura del ferro, cioè esatto. Per non rischiare di andare a bruciare, quindi. Per non andare a bruciare tutto quanto e per non rischiare appunto che poi non ci siano dei risultati ottimali. Quando volete io ho delle domande, Bravo, vai con le domande. Allora Alba chiede: stiri sul dritto o sul rovescio? Questa è una domanda. Sul rovescio, okay. Per quello che abbiamo copiato al rovescio il tessuto, perché io questo ho la mia impronta del disegno, lo metto sul rovescio. Quando taglio ho esattamente ribaltato la sagoma del mio oggetto, ok? E la cosa importante è che se, come in questo caso, vedi, ho un po' di eccesso di margine di qua e di là, riduco un pochino il margine del mio disegno, perché per forza io voglio usare quel tipo di stoffa, allora mi mangio ancora un pochino di margine, mi metto qui, okay. E tampono sul rovescio del tessuto, mi raccomando. Poi, il tessuto dove stirare l'adesivo deve essere sempre prelavato? Cosa dici, Val? Io non prelavo quasi niente. Allora, questo fatto di prelavare, diciamo che è molto in uso sui tessuti di abbigliamento prevalentemente, sì. Perché magari possono ritirare. Devo dire che nel lavoro che stiamo facendo noi si usa prevalentemente tessuti che non hanno questo problema. Comunque sia, noi in questo caso anche i pezzettini più piccolini o che di seta non li abbiamo prelavati, anche perché già utilizzando, penso, il biadesivo vengono in qualche modo stabilizzati, fermati. E okay. Poi sai, quando tornerò dalla fantastica spiaggia piena di sabbia e laverò la mia sacca, comunque si ridurrà tutta eventualmente, senza grassi. Puntiamo sul fatto che si riduca tutto proporzionalmente. Sì, esatto. Allora, io adesso vado ad usare un tessuto un pochino più bello, delicato, che è questa sorta di organza di seta lucida, no? Quindi andrò ad utilizzare, per me il dritto sarà la parte più luminosa, più lucida, e quindi il rovescio mantengo questo qui opaco. Il problema di questa stoffa è che non è compatta come un tessuto di cotone o come il jeans. Se io incollo, la colla un po' mi traspare anche di qui. Allora, per evitare di rovinare questo, ma soprattutto per prepararmi anche all'aspetto successivo che dopo vi voglio far vedere, io metto sulla mia base di stiro un foglio di carta forno, quella che usiamo per fare le torte, le lasagne, forse no, ma io non sono una gran cuoca, come potranno già aver capito le mie amiche, per cui faccio cose un po' così. Però spesso quando io faccio le torte salate, a Genova c'è una tradizione di torte salate mica da ridere. No, ma poi ora viene utilizzata veramente tanto. Cioè, rivesti la carta, la placca forno e butti dentro la qualunque, esatto. Quindi ci salva la vita la carta forno e anche nel cuscito, perché così andiamo a... Esatto. Allora, prendo il pezzettino che voglio incollare qui, sempre il rovescio del tessuto e la parte dove c'è il disegno, quindi la riconoscete così, e vado a incollare anche qua. Sempre, se avete un tessuto strano che non avete mai usato, che volete sperimentare, volete vedere, prendete un pezzettino della carta, proprio un pezzettino piccolo, la stirate in un angolino e vedete anche com'è la reazione di tutto. Io mi sono accorta di questa reazione del nostro tessuto proprio perché, sperimentando questa cosa, ho capito che da questa parte qui mi rimaneva attaccata l'asse da stiro, dovevo poi strapparlo via e non veniva bene, ok? Ok. Suggerimento, si lascia raffreddare tutto, non si taglia sulla misura giusta, perché adesso andremo a tagliare, okay, sul disegno, si lascia raffreddare tutto, ma qui interviene il trucco, che poi un trucco non è, ma è questo qua. Io adesso prendo il disegno originale, quello stampato nella direzione giusta, e cosa faccio? Lo metto sotto la carta forno. Ah, per ricomporre il tutto, esatto. Come una sorta, ok. Allora, se io ho solo un'applicazione secca, tipo ho un cuore, lo metto in posizione, lo stiro. Se io ho un insieme di cose sovrapposte così, lo ricreo così.
Quindi cosa faccio? Vado a tagliarmi, vediamo. Quindi adesso i singoli pezzettini andremo a tagliarli sul segno, quello preciso che hai fatto ricalcando, ok? Quindi è bene essere molto precise sul disegno, molto dettagliate, perché così... Vedo che lo fai con una forbicina piccina. Sì. Per seguire meglio le curve, sì. Tutti questi movimenti strani, eh? Perché qui occorre veramente un pochino più di precisione. Ora noi lo stiamo facendo velocemente, eccetera, però a casa questo è un bel passatempo, eh? Vanno via, va via un po' di tempo in tranquillità, per cui quello che suggerisco sempre io è una bella musica. Ah, quella non guasta mai, ci fa sempre compagnia, poi secondo me no. Concilia, sì. Il creare con le mani accompagnato dalla musica diventa una roba sempre molto piacevole. Allora, facciamo così. Questi saranno i nostri capelli. Ok. E li posiamo qua. Altro consiglio che vi do è tutto ciò che abbiamo già usato e che non ci serve lo togliamo dalla nostra base, sennò facciamo solo confusione e non troviamo tutti i vari pezzi. E andiamo a tagliare, mi mancano ancora i capelli di questa prima cosa. Che era la parte più scura, vero Paola? Esatto, la parte più scura, perché quella più esterna io ho scelto di farlo con questo tessuto. Possono scegliere di farlo con qualsiasi materiale, con qualsiasi cosa. Basta che l'insieme poi dia loro gioia e che gli piaccia. Anche perché credo che queste immagini, no? Così colorate, se poi andate sul... sito www.donnescuscite.it vedete proprio che sono tutte molto colorate, ma anche lì i colori sono interpretazione, nel senso sono rispecchio a quello che uno piace di più, di meno. Qui la luna è gialla, ma non è detto che non possa diventare di un altro colore, no? Gli altri disegni, che cosa abbiamo fatto e che altro materiale abbiamo usato, perché con Bernina la cosa bella è che puoi rimanere in una cosa un po' più classica e tradizionale, ma puoi anche andare e spaziare con tutte le varie cose. Allora, noi abbiamo disegnato, incollato e stirato nel dietro il pezzo, abbiamo ritagliato e adesso ci ritroveremo con tutte le nostre figurine giuste. Dobbiamo eliminare la carta di protezione, quindi con uno spillo io faccio una piccola incisione nel centro, o comunque non a margine, ma dentro alla mia applicazione. E vado a staccare. Cioè, quindi la sbucci come una sorta di figurina. Esattamente, eh? Questo. Che bei tempi. Vero? Io non l'ho mai finito nemmeno uno di album. No, sono quella degli album degli incompiuti, però ci provavo sempre. Qualcheduno sì, dai. Però era divertente, sì, no? Molto. Scambiarsi le figurine. Ma tu giocavi a figu? A Genova c'era questa cosa che si giocava a figu. Cioè, nel senso che ce lo manca. No. E ti mettevi vicino a un muro, poi tu tiravi la figurina in un determinato modo e se si girava in un modo o nell'altro era la tua, vincevi le figurine queste. Noi giocavamo a figu. Fantastico. Sto parlando veramente di una vita fa. Sì, ma io penso che le figurine non passino mai di moda, perché vedo che ci sono ancora con altri personaggi, ma insomma... Confermo che sono ancora molto forti le figurine nel mondo dei ragazzini, bambini. Io ho ancora qualche domandina. Dai, tu vai con le domande. Allora, Anna ci chiede perché se è preferibile usare il ferro piccolo, quello grande, quali vantaggi ci sono in un caso o nell'altro? Grande no, perché rischi di stirare. Cioè, se io devo incollare su un tessuto così delicato e leggero e un ferro grande, rischio di andare a bruciare, perché la temperatura deve essere adeguata a quelle che sono poi le istruzioni sempre allegate alle singole parti. Col ferro piccolino ottengo sicuramente una maggiore pressione, una migliore distribuzione del calore sull'aria. Considera che le applicazioni che si fanno non sono mai delle cose enormi, mastodontiche. Anzi, a volte ci sono anche dei pezzi microscopici che forse con rischi di bruciare proprio col ferro più grande. Allora, io ho sbucciato tutte le mie cose, mi spiace che forse non si vede, ma a tatto, quando voi lo farete a casa, qua dietro sentite la gommosità, diciamo, della colla. Certo, si riconosce bene dove è appunto la parte adesiva, anche se sappiamo di averla messa sul rovescio. Allora, io adesso cosa faccio? Metto la mia figura originale, quindi la posizione originale che devo andare a prendere,
metto la prima parte della mia figura in posizione, la seconda parte in posizione dove anche nella luna, come abbiamo visto prima, ho lasciato un eccesso in più, e io vi dico anche che ho lasciato un eccesso in più anche nella gobba, diciamo così, nella curva della donnina, perché sarà quella che dovrà andare a mettersi in questa posizione. La figura sotto che cosa mi serve? Soprattutto in una situazione del genere, a riprodurre fedelmente quella che è la figura originale, certo, no? Perché certo, sennò rischierei magari di fare così, di metterla... O di non essere completamente precisa, esatto, rispetto all'originale. Diciamo che quando si riproducono le applicazioni si è sempre un po' tendenzialmente fedeli a quello che si dice, quindi posso prendere la gamba su, la gamba giù, eccetera, eccetera. Mettiamo i nostri capelli che dovranno andare a coprire così la nostra testolina. Se tutto si muove potete anche bloccarlo con uno spillo e mettiamo l'ultima parte, che è questa. Qui dobbiamo stare attenti a capire qual è la parte con la colla. Un po' si parte con la già forma. Perché questo è già più difficile distinguere il dritto e il rovescio, eh? Esatto. E quindi mettiamo tutto in posizione così. Quando io ho ricostruito la mia figura, che può essere così, ma per esempio a me piacerebbe di più se qui fosse così. Allora, facciamo così, 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 la mia figurina qua, e rimettiamo al suo posto la luna. Possiamo aiutarci con uno spillo. Così. Il dettaglio della gamba mi piace che ci sia, perché sembra proprio appoggiata. Sì, appoggiata sulla luna, è troppo carina, sì. Allora, prendo un altro pezzo di carta forno, se me la sono presa, se no faccio così, e copro almeno questo, ok? Perché c'è qui... una sorta di protezione che vai, esatto, a fare, in realtà... ok? Va bene anche avere un altro foglio intero di carta forno, senza nessun problema, però io so che in questo caso... Devi proteggere principalmente la parte più delicata, che è l'organza, ok? Quindi possiamo anche piegarlo. Così. Facciamo attenzione che non si muova nulla, perché se no... E nuovamente con il ferro. Qui ragione di più di tamponare e non strisciare, Tamponare vuol dire che il ferro faccio così e non faccio così. Vado a incollare tutti i pezzi della mia signora. Se questo qua non l'abbiamo messo giusto, lo stacchiamo, perché siamo ancora in tempo per farlo. Poi esistono anche delle carte riposizionabili, per cui possiamo sempre anche intervenire successivamente nel fare questo. Quindi in questa fase ancora diciamo che l'adesivo non è l'attaccaggio, chiamiamolo così, non è definitivo, possiamo ancora andare a riposizionare, o se abbiamo sbagliato a fare correggere. Ok. Però insomma diciamo che... Io ripeto, metto la carta forno perché magari mi distrago e posso trattenermi un po' di più sulla porzione di lavoro, però in questo caso principalmente perché ho usato questo tessuto di organza che potrebbe far trasparire un po' la colla. Anche qui lascio raffreddare qualche secondo e poi sempre con lo spillo sollevo dalla mia carta forno. Perché sì, ovviamente tu sei andata a stirarlo, ma essendo la carta forno, cioè quasi un repellente, no, per l'adesivo, no, diciamo che non si va ad attaccare all'adesivo. Quindi no, io vado a stirare, a fermare tutto il resto, ma la mia applicazione rimane comunque libera per poi essere riapplicata realmente. Esatto. Sulla parte del jeans, cioè, ok. Questa parte qua mi è servita per fare che cosa? Per costruirmi l'intero disegno nella posizione corretta e giusta, giusto, che voglio. A giusto, questo punto prendo la stoffa, la parte della nostra sacca, che sarà anche questa di misura che abbiamo specificato poi sul nostro
sul nostro, sulla nostra dispensa, cerco la posizione e vado a cucirla. Però, essendo composta la giacca da due parti diverse, quindi dalla parte di jeans e dalla parte della base, io consiglio prima di attaccare la donnina, giusto per avere la giusta proporzione. Ah, attaccare prima la base. Okay. Ok, quindi mettiamo da parte un attimo la nostra donnina, andiamo a tagliarci la nostra parte. Intanto facciamo anche un po' di ordine qui perché ragazzi. Ok, io finché facciamo questo passaggio vi posso dire che abbiamo lanciato il sondaggio su donne scucite. Il 48% della platea l'aveva già scoperto dai canali Bernina e questo numero corrisponde abbastanza con chi è già, diciamo, un fruitore dei canali delle macchine Bernina, mentre il 52% ha scoperto il progetto Donne Scucite oggi e quindi le facciamo salire a bordo con le prossime tappe. Bello, bene, bene. Allora, io adesso cosa faccio? Ho preso il mio jeans e vado e cucio la base della mia borsa. Quindi dovrò cucire la parte del davanti e il dietro. Naturalmente, anche in questo caso qui, io avevo una striscia di jeans e poi che cosa farò? Andrò di nuovo a rifilare a misura la parte della mia base. Però giusto per andare avanti, facciamo questo. Naturalmente dobbiamo andare a foderare anche questa parte qui, quindi o mettiamo una fodera già direttamente quando facciamo la prima operazione, ed è la cosa che vi consiglio, quindi qui scoprite che io mi sono fatta prendere dall'entusiasmo e me lo sono dimenticato, oppure andiamo a metterla adesso. Per cui andiamo a prendere questa, io ho scelto questo blu intenso. Ah, perché è tutto foderato, cioè, il sacchettino? No, tutto no. Ma la parte dove c'è ovviamente l'imbottitura, sì, se sì, le sì. Signore si ricordano e lo fanno subito prima è meglio. Perché così beh, un passaggio già trapuntata tutta, tagliata, rifilata, chiaro, sì, esatto. chiaro. Vediamo se ci stiamo anche così. Qua sono tutte le prove che uno fa, con i tessuti che si hanno, eccetera, eccetera. Noi adesso andiamo a tagliarci questa parte qui. Se ci sono altre domande, se lo dicono gli amici della regia. Ma in questo momento non ci sono particolari domande, quindi invito tutte le nostre amiche a porle in chat. Maya ci dice che non vede i sondaggi, guarda. Potrebbe guardare lateralmente sulla destra, dovrebbe vedere comparire il sondaggio e sotto, diciamo, e in alternativa vedrà i prossimi. Siamo a circa 45 minuti dalla chiusura dell'evento, quindi lo dico per Paola così riesce ad organizzarsi. Mancano le cose più la cosa diciamo più lunga era la preparazione dell'appliqué, che come avete visto, e la realizzazione di questa parte qui, e naturalmente poi si perderà un po' di tempo, eccetera. Allora, io adesso metto queste due cose così, quindi vedo il dritto di questo, vedo il dritto della fodera. Se voi lo fate mentre trapuntate, partite già con questa situazione, quindi fodera con il rovescio appoggiato sull'imbottitura e via via la costruzione delle strisce. Cosa vi rimarrà? Vi rimarrà trapuntata anche questo, che sarà ancora più carina, ancora più d'effetto. Poi metto dritto contro dritto la parte della mia sacca, punto qualche spillo, e naturalmente, siccome io sono una Bernina Addicted, vado direttamente con la taglia e cuci qua. Gli amici che hanno la taglia e cuci possono fare una cucitura dritto e uno zigzag, ma siccome nella gamma delle macchine Bernina ci sono anche fantastiche taglie e cuci, noi andiamo direttamente alla taglia e cuci, regolando più o meno quella che è la nostra misura, la nostra cucitura. Perché così tagli e rifinisci, no? Così taglio l'eventuale eccesso, l'eventuale scarto. Cucio e rifinisco. Una domanda che ci potrà essere, soprattutto da qualche amica che conosco già e so essere in linea, è: in questo caso potrei usare la taglia e cuci a quattro fili, quindi con tutte e due gli aghi. Certo. Oppure va benissimo anche una cucitura a tre fili, perché, ripeto, non è una cosa che poi si indosserà. Perché praticamente, Paola, la cucitura a quattro fili sarebbe più larga, giusto? Avendo sia lago sinistro che lago destro,
vi verrebbe leggermente più larga, cosa che potrebbe essere comoda col discorso dell'imbottitura, ma viene bene anche a tre fili. Facciamo così, vedi? Perché così il tuo margine è già pulito. La taglia in cucina ha il grossissimo vantaggio di fare in un'unica operazione già due operazioni. Certo, è comoda, forte la taglia in cucina. Io non riesco a rinunciare alla taglia in cucina. sì. Quindi. Allora, direi che andiamo ad stirare la nostra donnina su questa parte. Naturalmente va da sé che da quest'altro lato andremo a cucire poi quello che sarà il retro del nostro, della nostra sacca, no? Perché questo qui poi diventerà metà del nostro fondo. Ma a noi serve come punto di riferimento per poter andare a stirare la nostra applicazione. Quindi prendiamo il nostro piano di stiro, sempre. Qui, nel frattempo ci chiedono, Paola, se si può foderare con un tessuto impermeabile, visto che l'hai lanciata un po' come borsa da mare, magari... Esattamente sì, bella idea, bravo. E ci sono degli accorgimenti particolari nella lavorazione, nella progettazione, se si cambia il tessuto? No. Allora, anche la misura della sacca la possono personalizzare per quello che... Siccome quando io vado al mare mi porto dietro mezza casa, come al solito, possono personalizzare la misura di tutto. L'accorgimento è, per esempio, se lo cucite a macchina, un piedino in teflon. Ah, certo, perché certo. Perché sennò... Tutto ciò che è plastificato o tessuto tecnico... dove il nostro piedino in metallo fantastico, Bernina, potrebbe però ovviamente fare un po' d'attrito sui tessuti che hanno questa sorta di film di plastica, per cui il piedino in teflon ha questa sorta di antiaderente che permette quindi un trasporto uniforme e quindi la cucitura sempre bella, perfetta. Quindi l'unico accorgimento, forse, se uno utilizza un tessuto tecnico o impermeabile, può essere proprio quella di utilizzare il piedino in teflon, no? Esatto. Facendo sempre attenzione, per esempio, che nella nuova generazione di macchine Bernina con il doppio trasporto integrato ha piedini in teflon con il sistema di doppio trasporto integrato, quindi mette insieme due funzioni. Nel frattempo che la Valle vi chiacchierava, io ho fatto la stellina, la incido nel centro, così ripassiamo un secondo anche questa che è la progressione della nostra appliqué, sbucciamo, san, che voglia di rivederle un po' dal vivo queste signore, guarda, perché... Sì, ma sai, io penso, esatto, che questo ci porterà a un entusiasmo nel rivederci alle prossime fiere, a una voglia ancora di più, no, sì. Di stare insieme, perché è vero, ci siamo abituati a questi eventi virtuali che hanno comunque il loro fascino, perché si può far da casa, si può seguire un corso in pigiama, no? Da tutte le comodità possibili, però ci ha tolto quella che è la cosa più bella, che è lo stare insieme. Quindi credo, sono strapositiva che arriveremo con questa voglia di stare ritrovarsi. Sì, di ritrovarsi, assolutamente, allora, è vero. Che almeno due stelline le mettiamo e andiamo. Praticamente diciamo che il grosso del nostro lavoro è tutto qua, eh? Eh sì, eh. Io ci metto di più a scegliere i tessuti che non poi a... Beh, non è banale, non è banale. Anche se devo dire, Paola, su questo jeans questi colori ci stanno da Dio. Vero. Sì, è proprio una cosa molto, molto carina. Io sto seguendo davvero tanto le tradizioni della mia città. Genova, eh? Ma perché dicevi il jeans? Scusa la mia somma ignoranza. Allora, nasce dai portuali genovesi. Ma dai! Che loro facevano questo lavoro di grande fatica, per cui caricare, scaricare, toccare materiale diverso, perché il porto di Genova era famosissimo per l'import-export di fibre tessili. Ma dai, non lo sapevo. Tant'è che tutta la parte che hanno recuperato adesso sono i vecchi magazzini del cotone, dove arrivavano le navi proprio a fianco di questi grandissimi magazzini, tiravano giù ste balle di cotone, le mettevano lì e poi spartivano di nuovo per altri paesi, per altri porti. Peraltro Genova ha una grandissima tradizione di tessitura del cashmere. Ma dai, quindi jeans, cashmere, si spazia, mica da poco. Per cui i portuali erano vestiti con questo tessuto blu scuro, perché così lo sporco non si vedeva,
ma doveva essere molto resistente, perché non è che c'era. Quindi tempo. Il jeans nasce a Genova, Le vuoi dire? Blue de Gen, eh? I francesi lo chiamavano così, Blue de Gen, e da lì Blue Jeans nella sua evoluzione, diciamo, nell'interscambio personale fra tutti questi viaggi che si faceva, eccetera, fin tanto che in America Levi Strauss decise di dare importanza a tutto questo materiale, perché effettivamente, oltre a resistente, era diventato anche in un certo modo fashion. Intanto la Paola ha stirato l'applicazione, quindi sul jeans, stirata, eccola qua. La posizione stirata, e adesso andiamo a cucirla. Ok. Intanto che la Valentina mette la carica della batteria del suo telefono, perché se no ci sta lasciando. Sì. 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 Oddio, il terrore. Io cosa faccio? Scelgo un... Vabbè, al massimo, guarda, al massimo raccontiamo delle barzellette noi da qui. Faccio vedere quello che noi abbiamo già realizzato anche con... Eccomi qua. Vediamo, se riesco a farvi vedere qualche cosa. Non capisco come gira sto coso. Oh. È difficilissimo. Eccolo qua. Vedete qualche cosa? No. Vedete qualche cosa? No? Vediamo qualche cosa così. Ok. No, niente, non ce la posso fare. Signore, aiutaci. Scusa. Il bello della diretta. Esatto. Allora, questa è stata la prima immagine delle donne scucite con il ricamo, perché come ha detto la Vale prima, trovate anche dei file ricamo già pronti. E questa è una shopper che io ho fatto sempre molto colorata, perché... Questi colori, questi disegni dell'Enrica sono sempre molto ricchi di colori, di sfumature. Questa invece è una borsa dove ho usato una similpelle per poter realizzare questo bauletto piccolino, rotondino, così. Sempre ricamato, qui ricamo e applicazione nel ricamo stesso. Poi abbiamo realizzato una maglietta e poi la cosa che ci tengo a farvi vedere è questo, perché... Fra le tante cose con cui possiamo spaziare con Bernina sono gli accessori. Questo è uno dei nostri accessori di punta, che è il punciatore, l'apparecchio punciatore che ci permette di ricamare, realizzare, lavorare su della lana cardata. Quindi tutto il riempimento di colore che voi vedete non è stoffa, ma è lana che è stata infiltrata all'interno del tessuto. Quindi le signore che vorranno saperne un po' di più e vedere anche quelli che sono gli accessori Bernina da utilizzare, da poter gestire, possono comunque andare a seguire, a vedere sul nostro sito www.berninaitalia.it e vedere un po' tutto quello che è il fantastico mondo Bernina. Ripasso la gente infernale da male, che veramente, e prendo il filo. Eccoci. Allora, prendiamo un filo, in questo caso un po' scuro, che possa essere... A me non piace tantissimo lavorare col nero, lo ammetto. Mi piace di più lavorare con un grigio antracite, con un colore tipo grafite, cose così. Tutto questo naturalmente potrebbe essere fatto col punto applicazione tradizionale, però avendo così tanti dettagli, vedi il nasino, le punte delle stelle, tutto quanto, è un'ottima scusa per imparare a fare che cosa? Per imparare a fare free motion. Tutte hanno un po' paura. Quelle che poi entrano nel mondo free motion vanno come delle schegge. Io per esempio amo molto più il free motion come tecnica, no? Del tradizionale patchwork o più trapunto, anche quello col trasporto, proprio perché ti permette di spaziare, di muoverti in qualsiasi direzione, no? Perché poi free motion dice proprio movimento libero, per cui andiamo a togliere il trasporto della macchina e muoviamo le nostre mani, è giusto Paola? Esatto. Poi va bene una scusa così dove serve sì precisione, ma non così tanta precisione come potrebbe essere il trapuntare un quilt. Quindi anche le amiche che possano iniziare, ci si può, cioè, si può tentare, provare, non è... Io consiglio caldamente di iniziare con una cosa così. E consiglio caldamente di utilizzare un piedino con la soletta a cucchiaio. Questo perché piedini, voi vedete, io oggi userò il BSR, che è il Bernina Stitch Regulator, quindi comunque avrò un'uniformità, una lunghezza punto sempre regolare, sempre bella, sempre precisa, sempre
ottima, e invito sempre tutti a venirci a chiedere poi in fiera delucidazioni su questi accessori, però oggi non mi voglio dilungare più di tanto, ma sicuramente fra le opzioni che ho è quello di mettere le solette migliori per la tecnica. Qui consiglio di usare una soletta a cucchiaio, così, proprio perché abbiamo da salire, da entrare in... Cioè, quindi trasparente, per cui vedi bene. Esatto. Ma questo cucchiaio fa in modo che queste puntine, queste cose non rimangano impigliate nel piedino, giusto? Bravissima, rimangano piegate, okay. Perché se io uso una solettina aperta rischio di fare così. Rischio, laddove magari non sono stata attenta col ferro o dove ho delle sovrapposizioni di tessuto particolare, rischio che la puntina del mio piede si incastri all'interno del tessuto e quindi non va bene. Nella solettina a cucchiaio invece noi saliamo e scendiamo dove vogliamo. Quindi assolutamente l'alternativa per le macchine Bermina che non possono montare il BSR, perché qui bisogna fare una scelta di macchina particolare, è il piedino 44C. Oddio, sono spaventata da sola. Allora, inseriamo il nostro BSR. Il trasporto l'abbiamo già negato, quindi abbiamo tolto la possibilità alla macchina di far camminare il tessuto. Ho messo un filo scuro, e altro consiglio è quello di mettere sotto uno stabilizzatore. Perché? Perché diversamente alla tecnica free motion che si fa normalmente e si fa già su una situazione di imbottitura, di fodera, di stoffa, eccetera, eccetera, qui lavoriamo su uno strato semplice di tessuto, rischiamo che magari, ora il nostro jeans è compatto, ma se lo facciamo su un tessuto leggero rischiamo che il tessuto si raggrizzi un po'. Quindi, come quando facciamo i punti decorativi, no? Andiamo e mettiamo uno strato di stabilizzatore di sotto. Poi, guardiamo un attimo com'è il nostro disegno, così decidiamo anche da che parte dobbiamo andare a partire. Io partirò da questa parte qui, cercherò di rimanere un pelino dentro il margine del tessuto, nel caso lo spicchio della luna, ma all'interno del margine del tessuto di tutte le mie singole parti, e vado a cucire disegnandoci sopra la mia donnina. Quindi abbassiamo il piedino, peschiamo il filo di sotto. Anche qui vi consiglio di mettere lo stesso colore sopra e sotto. Noi oggi, per non farvi perdere tempo ulteriore, andiamo così e partiamo. Le mani sono bene aperte in questo modo e facciamo un paio di punti sulla stessa posizione, perché così leghiamo il punto. Questo lo possiamo già anche tagliare, ne tagliamo via un pezzettino, e adesso andiamo a seguire il margine della nostra applicazione. La velocità la possiamo regolare noi. Sappiate sempre che col BSR in realtà è la macchina che segue le vostre mani, per cui se io vado piano la macchina va piano, quindi potete tranquillamente guidare voi il vostro tessuto, perché diversamente se io vado veloce lui va veloce. Certo, quindi Bernina Stitch Regulator, perché è una sorta appunto di regolatore del punto in base alla velocità della macchina, cioè questa sorta di lettore ottico che, esatto, se io sposto il tessuto più veloce è la macchina stessa ad aumentare la velocità, esatto, se invece sente i miei movimenti più lenti è sempre la macchina a rallentarla. Quindi, in questa maniera mi fa avere un punto sempre regolare, esatto, quando io sono in difficoltà perché magari non riesco a seguire la forma, perché il mio disegno per qualsiasi motivo ha degli andamenti un po' suoi personali, se io rallento le mani lui rallenta, quindi io posso seguire veramente nel dettaglio tutte quelle che sono le forme che devo andare a riprodurre, e in questo caso ecco qui, vedi, l'effetto che si ha è questo qua, di rimanere sempre un po' all'interno della nostra, certo, area, e andare a seguire quella che è la sua forma. Poi i disegni delle ricamannai aiutano in modo particolare, sì, perché sono anche molto una sorta di acquerelli. Brava. Quindi questa, quando vi si diceva che è alla portata di tutti, è proprio per questo, perché in questo caso l'imperfezione fa la bellezza, no? La particolarità, nel senso, sembra quasi una roba fatta apposta. Per chi non avesse il DSR è la stessa identica cosa, o meglio un po' più difficoltosa, in quanto dovete essere voi
a trovare questo equilibrio tra la velocità della macchina e i vostri spostamenti. Esatto, giusto? Però è sempre un ottimo esercizio se uno impara a disegnare, diciamo, su una traccia, certo, che è un'applicazione o che è un disegno anche riportato sulla stoffa stessa. Uno degli esercizi che faccio fare io nei corsi Freemotion è quello di ritagliare un fiorellone grosso, di appoggiarlo su una base e passare sulla forma del fiorellone. Sì, perché se ho capito bene, il Freemotion, oltre ad avere, diciamo, l'obiettivo di bloccare, no, quello che tu hai precedentemente stirato con il biadesivo, può proprio abbellire un oggetto, cioè con queste cuciture si può creare quasi una sorta di ricamo. Esatto, no? Poi puoi andare a evidenziare dei dettagli, no? Certo. Puoi andare a evidenziare, che ne so io, la nostra donnina non ha un'espressione facciale, per cui in un caso potrei fargli, tipo, che ne so, le labbra rosse piuttosto che gli occhi, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Quando vi trovate in una situazione così di stoffa applicata, già cucita, eccetera, io e devo andare sul giallo perché mi manca la parte qua sotto della mia luna, della mia stoffa gialla, io cosa devo fare? Devo necessariamente ripassare sulla stessa linea. Quindi si può ripassare, certo, per dei pezzettini. Per cui se tu vai piano, la macchina va piano. Quindi tu allora diventa una sorta di tipo punto erba quasi, sì, no? Bravissima. Se presa dalla foga, come succede a me spesso, magari faccio così, nel senso che mi lascio uno spaziettino così, un pochino più non proprio sovrapposto, allora io che cosa prendo? La scusa per fare cosa? Per magari riempirlo. Bravissima. E dargli qui un po' di enfasi diversa, esatto, come a volerlo sottolineare come dettaglio. Bravissima. Mi raccomando, stirate bene, non abbiate fretta come ho avuto io. Stirate bene l'applicazione, questa la possiamo stirare anche dopo, non succede niente. Però se uno, ripeto, la tecnica la affronta per la prima volta. Allora, mi sentite? Sì, certo. Allora, abbiamo chiuso il sondaggio. Uh-huh. Il 29% delle appassionate che sono collegate adesso ama il patchwork, preferisce il patchwork. 44% cucito creativo. Invece il 26% il mondo del cucito, taglio cucito un po' più sartoriale, no, diciamo. Abbiamo un pubblico vario, diciamo, no? Sì, il Freemotion si è classificato a zero e vede anche comprensibile probabilmente perché è considerato una tecnica, diciamo, strumentale a diversi tipi di logica, no? Però io spero oggi di avervi dato la voglia e l'idea di come approcciarsi a questo, perché quando uno pensa a Freemotion pensa a tutte quelle quiltature magnifiche, precise, perfette. No, Freemotion vuol dire disegnare anche con la macchina per cucire, quindi anche a quelle appassionate di patcher che magari fanno una piccola cosa, anche solo dare un piccolo dettaglio, una piccola linea, una piccola riga, anche fatta col Freemotion si ottengono risultati. Allora, sai cosa faremo, Vale? Sì. Faremo un workshop sul Freemotion. Stiamo già il nostro, la sì, allora noi stiamo già fantasticando sulle prossime fiere, dove faremo provare sempre tecniche nuove ad avvicinarsi, perché poi fondamentalmente è anche questo, no? La voglia di non conosco questa tecnica, mi sembrava impossibile, ma cos'è? Spiegaci, Paola, perché la macchina fa B? Perché ho camminato un po' troppo veloce rispetto a quella che è il suo standard. È un allarme, è un allarme. Quindi vedete che la macchina, Bernina, l'aiuto che non ti può far sbagliare sta Bernina. Bernina non fa sbagliare. Allora. Okay. Ho qualche altra domanda se volete. Sì. Allora, Anna ci chiedeva se va bene anche uno stabilizzatore idrosolubile per il progetto. Allora, in questo caso qua con il jeans sì, ti dico di sì, l'idrosolubile non quello trasparente, ma per esempio nella gamma degli idrosolubili che uso io della Madeira, l'Avalon Plus assolutamente va benissimo, che è quello bianco, quello che sembra già un tessuto, non tessuto. Io quello che consiglio è proprio lo stabilizzatore a strappo, perché poi quando abbiamo finito questo qua viene via. Il mio zainetto non è foderato, questa parte qui non è foderata, okay, però le signore possono tranquillamente foderarlo senza... Sai, ma il jeans è già magari un po' anche consistente, sì, di suo. Però okay, consiglio sempre di
farlo, perché saltare su e giù dalla, certo, dalla parte di tessuto eccetera, può succedere che magari faccia le qualche piegolina, qualche grinza, okay? Ok, poi Maya, che ha partecipato a un sacco di corsi in questi giorni e mi fa molto piacere, chiede se il punto che stai utilizzando è classico punto lineare e se anche la tecnica del free motion fa una considerazione, dice, potrà servire anche per riparare abiti da aggiustare o da recuperare. Sì, forse nasce, pensa che credo che nasca come sorta di rammendo, per cui alcune magari hanno il piedino in dotazione e non sanno che si può utilizzare per il free motion, perché prima veniva dato in dotazione appunto come piedino da rammendo nelle, esatto, vecchissime macchine, vero? Sì, 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 sì. Perfetto, allora, quindi ci ha preso. E invece Patrizia ci chiede, ma serve una macchina particolare per il free motion? Allora, serve una macchina che ti permette di togliere il trasporto, perché ci sono alcuni modelli di macchina sicuramente un po' più datate, diciamo così, per cui non è possibile eliminare i dentini. Il trasporto sono questi dentini di metallo, questa sorta di cosa di metallo, trattorino di metallo che c'è qua sotto, che trasportano il tessuto via via che si cuce. Cioè, se io lo riattivo e faccio venire su l'ago, la lunghezza del punto io la determino, vado a modificare anche quello che è il giro del trasporto della macchina, che sono questi dentini qui che grippano sotto il tessuto e con il peso del piedino di cui parlavamo prima fanno andare il tessuto così. Se io anche metto un piedino normale, e in questo caso proviamo a metterlo, e non ho trasporto, intanto la mia berlina me lo dice, mi dice, ehi ragazza, attiva il trasporto, se no non andiamo da nessuna parte. Abbiamo detto che dobbiamo, nel nostro caso, perché comunque siamo andati un po' di corsa, eccetera, vado a togliermi già l'eccesso così, perché così le amiche ci seguono di più. Ok, dicevo, lo spillo lo mettiamo bene bene a far combaciare le due cuciture, andiamo a chiudere la nostra, il nostro lago, tutti e due i lati, eh? Quello che vi consiglio io è dal fondo verso l'apertura, margine di piedino, ago al centro e allunghiamo il punto. Qui affranchiamo il filo, perché naturalmente andiamo a fare un lavoro così. Se avete il piedino doppio trasporto, benissimo utilizzarlo. Con questa macchina, avete visto, non ho fatto nessunissima fatica. E ricordiamoci che ci dobbiamo fermare all'incirca a 4 cm dal bordo. Se non avete la cimossa e dovete fare l'orlino doppio, calcolate anche il margine dell'orlino doppio, quindi non saranno 4 ma saranno 5 cm a cui vi dovrete fermare. Andiamo a fare così, facciamo camminare la nostra 480, arrivo qua e leggo il punto, mi raccomando. Faccio la stessa cosa dall'altro lato, ma voglio farvi vedere che cosa faccio qua nel fondo. Abbiamo detto che anche nel fondo farò una cucitura, perché adesso poi quando facciamo l'altra operazione scopriamo perché. Quindi una cucitura anche così. Vedi come salta, come sale e scende bene il piedino da tutte le varie... Fantastico. Esatto, quando fa così è perché incontra la strisciolina di jeans che c'è sotto. Qui non affranchiamo niente perché tanto usciamo dal nostro lavoro e andiamo ad ottenere questo. Praticamente dobbiamo avere questo angolo qua con le due cuciture. Io adesso, tenendo in considerazione la riga, cerco di non spostarmi più di tanto visto che abbiamo trovato una posizione ottimale, decido quanto dovrà essere il mio sfondo e mi vado a posizionare la mia riga nei 5 cm. 5 cm su questa cucitura e su questa cucitura e mi vado a fare un quadrato così, uno qua e questo uno. Praticamente stai facendo questo per creare il famoso
spessore, si può chiamare, per fargli avere una profondità al nostro, alla nostra sacca mare. Stessa cosa fai di là. Esattamente, anche di là. Quindi mi metto qui 5 centimetri su questa riga qua, sulla cucitura. Naturalmente ho usato una penna da tessuto, che è meglio, e 5 centimetri su questa. Perché così adesso cosa faccio? Prendo queste due puntine qua, e finché non vedo l'incrocio dei due lati, l'angolo qui, e finché non vedo l'angolo qui, sono sicura di non aver tirato bene tutto il tessuto. Ma vedete che mi rimane in tutti e due i lati la linea continua sulla quale cucire, ok? Quindi naturalmente vi potete aiutare con gli spilli senza nessun problema. Quindi dobbiamo vedere la puntina del nostro angolo qua e la puntina dall'altro lato. E la mia linea sarà una linea continua sulla quale io vado a cucire. Quindi mi metto qui, lo spillo naturalmente lo tolgo. Siccome ho l'ago al centro, io di questo piedino cosa sfrutto? Sfrutto questo segno qua centrale. Quindi il segno centrale cammina sul segno della mia penna, anche in questo caso nessuna fatica. Qui possiamo tornare indietro senza nessun problema e andiamo e tagliamo il nostro filo. In questo modo io mi sono creata lo sfondino, perché se io, naturalmente da tutti e due i lati, se io adesso, ahia, mi sono anche punta, vado e gli giro così, ecco qua che io ho esattamente il mio sfondo, il mio angolino della mia borsa. Okay? Lo spessore, quello che permette, esatto, diciamo, di metterci le cose, di avere un po' più spazio sul fondo, no? Esatto, da una parte e dall'altra, e quindi quando tu giri la tua sacca, che cos'hai? Ma questi angolini poi li puoi andare a tagliare, Paola? Li puoi andare a tagliare, sì. Allora, voi avete visto che io ancora li ho lasciati perché ero indecisa, essendo questa poi una borsa che vi porterà le ciabatte piuttosto che le creme, piuttosto che altre cose. Questo io lo uso come ulteriore rinforzo del fondo e degli angoli, okay, e gli darò poi un puntino qua. Ah, carino, ok. Perché così ti rimane ancora più solido, proprio la parte angolare, certo, che non senza spancia. Esatto. E quindi il risultato è questo. Mi raccomando, puntate bene gli spilli, perché questo qui bisogna che sia pulito, preciso, esatto. Se poi uno ha anche un po' di tempo e calcola bene tutto, mi viene proprio il lato della stessa strisciolina. Insomma, si possono fare tantissime altre cose.